voce chiara, forte e diffusa. Colore, dimensioni, docilità e tranquillità la rendono eccellente come animale da compagnia e adatta al volo in libertà. Frappola è una calopsite. La calopsite è un bellissimo pappagallo di piccole dimensioni, in genere al di sotto dei 30 cm, appartenente alla famiglia dei cacatua. Questi pappagalli sono molto socievoli e allegri, dimostrano un carattere dolce e affettuoso. Si adattano bene a vivere in casa, inserendosi subito nell'ambiente familiare, anche in presenza di bambini. Grazie al suo carattere allegro e giocoso, rapportarsi con questo pappagallino è molto facile. Gli esemplari di sesso maschile riescono talvolta a ripetere qualche parola. Tuttavia, sono molto più abili nel fischiettare e cinguettare, mantenendo una tonalità bassa, moderata e gradevole, adatta soprattutto per chi vive in appartamento. Il cenerino è uno dei più ricercati come pappagallo. Ciò che lo rende speciale è la sua intelligenza e l'eccezionale capacità di ripetere suoni e voci umane. Ma non è un imitatore, è in grado di associare alle parole che ripete il corretto significato e può comporre intere frasi da inserire nel giusto contesto di una conversazione. I soggetti allevati a mano poi sono docili e affettuosi, in grado di formare dei profondi legami con chi se ne prende cura. Ecco spiegato il motivo del loro successo da più di 4.000 anni, fin dai tempi degli antichi greci. Familiare e ama trascorrere del tempo con i suoi proprietari. È originario dell'America del Sud, ma molto spesso possiamo vederlo in natura. Questo perché il parlamento monaco è stato spesso deliberatamente o accidentalmente liberato in natura al di fuori del suo areale. Quando una cosa si stabilisce in un ambiente che non è il suo, si parla di specie aliena. In molti casi, una specie aliena che si adatta ad un nuovo habitat ne altera le specie, entrando in competizione con le specie autoctone e talvolta portandole perfino all'estinzione. Vi diciamo questo perché come associazione vi invitiamo a non liberare i vostri animali in natura, piuttosto da affidare delle associazioni che possono prendersene cura e magari trovare per loro un nuovo proprietario. Miei stili sono due Aracleoptera. Per dimensione sono seconde solamente all'ara giacinto. Queste superbe ara raggiungono i 90 cm di lunghezza e sono tra i più grandi pappagalli esistenti al mondo, con un'apertura alare che può raggiungere i 124 cm. Un adulto può pesare tra i 1250 e i 1700 grammi. Si nutrono di noci e semi che frantumano con il potente becco. Becco che può generare una pressione di 2000 libbre per pollice quadrato e quindi spezzare a metà un manico di scopa senza difficoltà. Si tratta di un grande pappagallo, dal carattere socievole e dall'indole abbastanza tranquilla. È necessario dedicargli una buona quantità di tempo per via della loro natura sociale. Possedere un'ara di verdi significa diventare parte del loro stormo.